Digitech. Digitech. L'informazione dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. In collaborazione con italiatopgames.it. Ciao amici di Simply Radio e bentornati al TG Tech. Ogni giovedì alle 16, grazie alla collaborazione del network di italiatopgames.it, ecco a voi le tre notizie più calde della settimana dal mondo dei videogiochi e della tecnologia. E alla fine, ad aspettarvi, c'è sempre un super regalo per uno di voi all'ascolto. Questa settimana il regalo è 13 per Nintendo Switch. L'omaggio consiste nel codice download per scaricare il gioco completo dal Nintendo eShop. La bellezza del 13 originale dunque può essere fruito con questo remake disponibile su Nintendo Switch, sia dai fan di vecchia data del gioco originale, sia da chi cerca un FPS fuori dagli schemi, che nel 2003 lasciò tutti a bocca aperta per la qualità artistica della trama e del gameplay assolutamente lineare, ma con un level design strepitoso. Il gioco, ispirato al fumetto omonimo, offre un'animazione cel-shaded unica nel suo genere e completamente rinnovata. 13 consentirà inoltre di partecipare a combattimenti multigiocatore brutali. Per scoprire in anticipo la domanda che faremo fra poco, correte sulla homepage di italiatopgames.it e poi veloce a rispondere correttamente al momento giusto. Ma ora iniziamo con la posizione numero 3 del TG Tech. In terza posizione c'è Samba di Amigo Party Central. Il nuovo capitolo della serie di sighe in arrivo in esclusiva su Nintendo Switch nel corso della prossima estate potrà contare su un importante guest star, Sonic. Il porco schippino blu sarà presente nel videogame con due brani tratti da due episodi delle sue avventure ed un livello in cui affiancherà il simpatico amico su schermo. In seconda posizione troviamo The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, la nuova avventura di Link in arrivo a maggio sulla console della famiglia Switch. Nintendo ha rilasciato martedì scorso un nuovo trailer dell'attesissimo videogame che mostra oltre 10 minuti di gameplay. Nell'occasione è stata anche annunciata l'uscita per il prossimo 28 aprile di una versione speciale della Grande N, dedicata proprio al nuovo videogame di Zelda. Tutti i dettagli li potete leggere su italiatopgames.it. Ed infine, in prima posizione c'è UFL. Il nuovo videogame di calcio free to play in arrivo entro la fine dell'anno si è mostrato domenica scorsa con un nuovo video gameplay di ben 8 minuti che potete vedere integralmente sul canale YouTube di Italia Top Games. Tra le novità annunciate della Software House Strikers nell'occasione, il pieno utilizzo dell'Unreal Engine 5 come motore grafico di gioco. E da Fabrizio Tobeano di Italia Top Games per oggi è tutto.